Parte il Natale di Urbino, l'appuntamento imperdibile tra i tanti è il pomeriggio del 4 di dicembre. Ritorna il grande Natale in Urbino, diciamo così, perché dopo i 2 anni purtroppo di restrizioni per la pandemia torniamo a fare lo spettacolo per tutti i bambini in piazza in 2 date fondamentali, poi spettacoli ci saranno tutti i fine settimana e in tantissimi altri giorni, ma i 2 grandi spettacoli, quelli con grandi nevicate, luci, suoni, saranno il 4 di dicembre alle 17.30 con l'accensione di tutte le luminarie e il 17 dicembre, sempre alle 17.30. Quello che mi piace dire è che nonostante le difficoltà e le ristrettezze economiche che ci hanno portato a ridurre un po' di luminarie in centro e nelle frazioni, e di questo ci dispiace, ma siamo stati costretti a ridurre e a concentrare un po' le attività, però nonostante questo, grazie al contributo delle tantissime associazioni che ci sono in Urbino e che si sono proposte di fare iniziative, abbiamo un ricchissimo calendario che ci consentirà di vivere queste feste insieme e in allegria, pensando anche a chi sta in difficoltà, perché ci sono anche eventi cui ricavati andranno alle popolazioni colpite dall'alluvione a Cantiano, ma tanti momenti per gioire, per prepararsi alla festa del Natale, che è fondamentalmente la festa dei bambini, anagraficamente bambini, ma anche non più anagraficamente, ma di spirito, lo si rimane sempre, e quindi con grande soddisfazione possiamo dire che diamo avvio alle feste il 4 dicembre, ricordandolo, piazza 17.30. Un Natale all'insegna della famiglia, tutta la famiglia vedrà uno spazio particolare anche per i bambini delle scuole di Urbino che sono tutte presenti in queste giornate. Sì, con grande felicità, come è arrivato il nuovo assessore, ha tenuto a fissare questo appuntamento principalmente a teatro, per il semplice fatto che il ricordo di bambina mi ha sempre accompagnato nelle feste natalizie. E quindi ho tenuto a che tutti gli istituti comprensivi, il presso Anna Frank e la scuola del comune, che è la scuola Coccinella, potessero essere partecipi di una recita teatro. Dopodiché ci sono ovviamente molte iniziative che coinvolgono anche i bambini sotto l'albero e nell'apertura e nel secondo incontro che ci sarà il 17. Sicuramente la festa dei bambini, quindi io invito tutti a venire a Urbino e non solo a godere di questa splendida città, ma soprattutto a riportare i bambini ad Urbino e nel centro di Urbino. Quindi vi aspettiamo entusiasti.